serata di festa per Sartoria Ugubina, l'azienda del tessile moda che sabato 8 novembre, a pochi giorni dalla ricorrenza del patrono dei Sarti, Santo Mobono, ha festeggiato il suo quarto compleanno. Nata da una scommessa lanciata da un gruppo di operatrici specializzate, fuoriuscite da una precedente esperienza imprenditoriale e coordinate da Rudy Severini, l'azienda in questi anni è fortemente cresciuta, ritagliandosi un importante ruolo nel mercato dei terzisti a livello nazionale e internazionale. Oggi posso dire che iniziamo veramente a guardare al futuro, perché siamo riusciti in 4 anni a strutturare l'azienda. Siamo passati da 30 a 70 unità, abbiamo acquisito una clientela primaria di massimo livello, abbiamo un'organizzazione oggi che ci permette di poter lavorare in contemporanea con diverse tipologie di prodotto, sempre collocate a livello di mercato molto alto, e cominciamo a spingere su quello che è il nostro prodotto, che è la nostra ambizione, che è il marchio Sartoria e Ugubina sul su misura, sul quale già ci stiamo imponendo e ci siamo già proposti anche sul mercato estero, perché è molto apprezzato il nostro prodotto. Questa sala io la ricordo quando venne inaugurata, aveva ampi spazi per muoversi. Oggi si fa difficoltà perché le macchine, per fortuna, occupano quasi interamente lo spazio, significa, è l'immagine di questa crescita. Ad essere sincero, abbiamo dovuto le macchine toglierle, perché sennò non potevamo fare questa festa, quindi il parco macchine è cresciuto, tra l'altro è cresciuto andando a utilizzare la tecnologia più avanzata. Oggi possiamo dire che abbiamo quello che serve per fare il prodotto sartoriale, che è il prodotto un po' a cui ambisce chi fa questo tipo di attività sul capospalla. Quindi si è investito, si è speso, si è sofferto, perché abbiamo dovuto fare, siamo partiti con l'aiuto delle istituzioni, però da quel momento in poi tutto quello che si è fatto lo abbiamo fatto da soli, con tanti sacrifici, con tante difficoltà, però per questo siamo convinti che cominciamo a intravedere un futuro buono, anche perché abbiamo delle conferme di incremento di forniture da parte di marchi importanti, non ultimo lo dico la Dior. Un ruolo significativo nella ripartenza del gruppo 4 anni fa è stato svolto da GEPA fino alla finanziaria regionale, che ha supportato fin dal suo nascere il progetto, accompagnando nella fase di start-up Sartoria Ugubina ad investire e costruirsi un mercato importante in grado di garantire autonomia finanziaria. A portare il saluto all'azienda a nome del Consiglio regionale dell'Umbria anche il riconfermato consigliere Roberto Morroni. Io sono qui con molto piacere proprio per sottolineare l'attenzione e l'importanza verso questa realtà, che credo sia un bel esempio di intraprendenza, un bel esempio del fare impresa. Quindi una realtà nata 4 anni fa, quindi sostanzialmente possiamo dire una realtà molto giovane, che però in questi 4 anni ha dimostrato concretamente di voler crescere, di saper crescere in misura importante e significativa. E credo che sia una esperienza a cui guardare con attenzione e con interesse, perché mette in luce quelli che sono gli ingredienti forti di una soluzione di successo: la qualità delle maestranze, quindi l'alta professionalità, la intraprendenza, la voglia di guardare un mercato e di porsi in questo mercato nella fascia, come dire, alta, visto la capacità lavorativa che c'è, la qualità che si produce, e quindi questo permette di collocarsi in una fascia di estremo interesse. Quindi davvero un bel esempio, ce ne vorrebbero tanti altri, ma questi esempi positivi occorre guardare con interesse, con attenzione, e cercando di dare tutto il supporto necessario affinché il processo di crescita continui e si robustisca. E così, dalle 40 unità operative di partenza, oggi il gruppo Sartoria Ugubina è forte di oltre 70 operatori e operatrici, prevalentemente dedicati alla costruzione del capospalla, ovvero alla realizzazione di cappotti, giacche e pantalone, destinato a un mercato ormai internazionale. Ma la sfida nella sfida che vede Sartoria Ugubina sempre più protagonista del mercato è la nuova divisione della linea su misura, con un proprio marchio, un progetto costruito grazie alla consulenza di Francesco Cainca e nato da un incontro quasi casuale alcuni anni fa. È un marchio oramai consolidato per quanto riguarda la realtà locale del su misura, dove costruiamo capi per tutto ciò che concerne cerimonie, ma anche abiti da lavoro, e abbiamo, ecco, tanti clienti un pochino sparsi in tutta Italia. Il tutto nasce dopo una fiera c'è stata a Firenze, quando di ritorno incontrai Rudy sul treno, che disse: guarda Francesco, c'ho in programma una cosa che ti vorrei suggerire, cioè l'inizio di un progetto, quello di Sartoria Ugubina, che prevedeva anche l'inserimento del su misura, e ha detto: ti vorrei coinvolgere in questa novità.
io ben contento chiaramente, e anche diciamo con l'esperienza negli anni avuta con i marchi all'interno del mio proprio punto vendita, storici, grandi, ho iniziato questa bella avventura. Sono 3 anni già che collaboro con la Sartoria Gubina e il mio lavoro consiste praticamente nell'accogliere quelle che sono le istanze e i bisogni del cliente, cercare di comprendere quelle che sono appunto le richieste e aiutarlo a capire quello che è giusto fare, costruire. E da lì parte e poi io seguo il capo, prendo le misure, insomma tutto ciò che necessita per fare un capo esclusivo. Ecco. Nella struttura produttiva a Padule di Gubbio il modello su misura viene interamente ideato e realizzato dopo un primo confronto con il cliente e seguendo passo a passo la progettazione e realizzazione del capo. La peculiarità del servizio su misura di Sartoria Gubina è data da un valore aggiunto rappresentato dalla qualità della materia prima, i tessuti e la loro lavorazione frutto di una manifattura particolarmente accurata e interamente elaborata in loco dalle sapienti abilità delle maestranze. Un capo interamente artigianale ma industrializzato nella sua potenzialità produttiva. Il segreto è il know-how, lo abbiamo detto spesso, però il segreto credo che sia anche alle spalle di Rudy Severini questo clima, questa familiarità che si respira in questa serata. Io dopo tanti anni di attività che ho fatto nel settore, dirigendo aziende anche importanti, dico che per la prima volta, ed era forse il mio sogno, ma si sta realizzando, ho voluto coinvolgere le persone. Mi hanno chiamato, mi hanno cercato, il merito è loro. Io in pratica ho cercato di rispondere con quello che era il mio know-how, le mie conoscenze, però grazie a loro stiamo riuscendo a creare per me un qualcosa di nuovo, non voglio dire di unico sul mercato, però a questo livello di azienda il coinvolgimento reale, diretto delle dipendenti che sanno tutto dell'azienda, l'andamento, i costi, i prezzi, programmi, consegne, assunzioni, c'è proprio una forma di coinvolgimento totale che tra l'altro chi è del settore, che viene in azienda, lo avverte, sentono un'energia, perché le ragazze sanno che quello che fanno, oltre che avere anche un tornaconto, quando saremo riusciti a far meno di GEPAFIN e quindi di poter eventualmente suddividere gli utili, loro sanno che arriverà il giorno che finalmente anche per loro ci sarà un qualcosa che consentirà di dire sì, quella volta abbiamo avuto paura, nessuno ci credeva, però abbiamo fatto bene.